Così qui Sasha, buona serata a tutti. Da Marco E e da Sasha. Sasha. E oggi abbiamo anticipato di 2 orette per via appunto della partita di questa sera. E stasera siamo veramente contenti e emozionati perché abbiamo una persona molto preparata, un professore. Lo vuoi presentare tu, Sasha? Certamente, Stefano Pasquinelli. Non ha neanche bisogno di presentazioni, però lo ricordiamo, coordinatore all'attività di base della SS Lazio, responsabile del progetto Lazio Soccer School, responsabile del progetto Oro Bianco Azzurro, con laurea con lode in scienza tecnica e didattica dello sport presso l'Università degli Studi di Milano. Lo facciamo entrare, va bene? Buonasera Stefano. Buonasera a tutti. Ti Ciao, buonasera, ciao. ringraziamo di aver accettato l'invito. Siamo, come ha detto Marco, contentissimi perché sappiamo la tua preparazione e quello che puoi dare ai tanti nostri allenatori. Ricordiamo, se volete fare delle domande, ovviamente poi le giriamo a Stefano che vi risponderà. Non tiriamo via altro spazio, facciamo partire Stefano. Grazie. Ok, grazie di nuovo per l'invito e l'opportunità. È un piacere poter poi condividere con voi quello che cerchiamo da 3 anni a questa parte di sviluppare all'interno della nostra attività di base, del nostro settore giovanile. Cioè, un tema che a me personalmente, ma anche a tutta la società, al presidente, al responsabile del settore giovanile Bianchessi, è molto, molto caro, un tema molto discusso sicuramente in questi mesi in cui ci siamo ritrovati a doverci confrontare dietro a schermi nel computer invece che sul campo, e credo che anche da parte nostra sia stato un motivo di crescita importante, dove sono nati tantissimi spunti che, come penso per la maggior parte di chi è in linea, non vediamo l'ora di poter poi ricondividere con i ragazzi sul campo la prossima stagione ormai, perché noi quest'anno non abbiamo chiuso l'attività e ci stiamo attrezzando per riprogrammare la futura, sperando di poter iniziare nel miglior modo possibile con un ritorno alla normalità quanto prima. Quindi il tema della serata è di questa ora che passeremo insieme sarà proprio quello di andare a analizzare quella che per noi è la programmazione tecnica, cioè come andiamo ad allenare nella nostra attività di base i concetti tecnici sui nostri ragazzi. Quello che da quando siamo arrivati, la scelta del presidente di scegliere Bianchessi come responsabile del settore giovanile è perché nella lunga carriera, io come suo collaboratore, ovviamente, che mi occupo di attività di base, abbiamo l'obiettivo, il presidente vuole che dal nostro settore giovanile si riesca, tra virgolette, a produrre dei ragazzi, a produrre dei giocatori del settore giovanile pronti per la prima squadra. Quindi il nostro obiettivo è quello di creare quelli che noi definiamo proprio il giocatore d'elite, cioè un giocatore pronto il più possibile all'approdo nel calcio professionistico, nel calcio di alto livello. Sappiamo benissimo come soprattutto nell'ultimo step, quello dalla primavera alla prima squadra, ci siano grosse difficoltà attualmente. Tanti ragazzi debbano fare ovviamente quella che viene definita la gavetta in categorie inferiori, dalla B alla C, qualcuno addirittura in Serie D, per poi trovare lo spazio e farsi le ossa, come si diceva un tempo, per ritornare a vestire magari un giorno la squadra della propria società. Nel nostro percorso precedente, che io ho vissuto in parte, che ha visto Bianchessi a capo dei settori giovanili di Milan e Atalanta, la nostra strategia, la nostra mission ha portato allo sviluppo di tanti ragazzi che adesso calcano i terreni della Serie A. Stasera c'è Juve Milan,
in campo per il Milan ci sono tantissimi giocatori che sono usciti dal settore giovanile, da partire da Donnarumma, Calabria, Conti che viene all'Atalanta, c'era Caldara che adesso è all'Atalanta, al Milan sono usciti Locatelli, Cutrone, tantissimi ragazzi che hanno fatto il percorso all'interno, la trafila all'interno del settore giovanile e che hanno cercato, per cui abbiamo, perché mi ci metto dentro anch'io per quel poco, abbiamo cercato di sviluppare negli anni che siamo stati al Milan. Il nostro obiettivo cosa significa quindi? Cosa deve avere? Quali sono le caratteristiche che deve avere un giocatore per poter ambire a palcoscenici di alto livello? Cioè deve essere sicuramente un giocatore abile tecnicamente, e sarà appunto il tema che andremo ad analizzare dopo. Deve essere propositivo, deve sapersi orientare nel campo e proporre il più possibile in aiuto ai compagni per cercare di andare a sviluppare il più possibile il gioco, dinamico, perché il calcio di oggi sicuramente richiede molta più dinamicità rispetto anche solo a 10, 15, 20 anni fa. Attento a tutte quelle che sono gli stimoli che possono presentarsi all'interno di un terreno di gioco, aggressivo al punto giusto nel rispetto comunque delle regole del gioco, ma che abbia la volontà di voler sempre la palla e qualora non ce l'avesse di andarsela a prendere. E noi questo nei nostri ragazzi dobbiamo cercare di trasmettere fin da subito, perché fa parte di un principio inerente a quella che è la mentalità del giocatore, insieme anche per esempio alla comunicazione, cioè trasmettere dei segnali che possono essere verbali, paraverbali o non verbali, che aiutino i ragazzi in campo nella comunicazione, che sappia adattarsi, quindi alta capacità di adattamento a tutte le situazioni di gioco. Il calcio in sé è lo sport in cui si presenta la più grande variabilità di situazioni. Quindi nel calcio degli adulti si gioca 11 contro 11 e la palla è in continuo movimento e ogni azione non è mai identica alla precedente, quindi è in continua evoluzione, oltre che agli aspetti anche educativi di rispetto appunto ed educazione. Come abbiamo detto, stasera andremo proprio a vedere come far diventare, tra virgolette, il nostro giocatore un giocatore d'elite dal punto di vista tecnico. Nel nostro progetto, come si può evincere da questa slide, il ragazzo, ogni singolo ragazzo, perché ripeto, il nostro obiettivo non è creare delle squadre, ma è creare giocatori, più giocatori possibili, più ambizione possibile anche al loro interno. Noi siamo ambiziosi, cerchiamo di portare avanti più ragazzi che possano fare a caso anche alla primavera, alla prima squadra. Tutte le figure che ci ruotano attorno, dallo staff tecnico, alla dirigenza, ai medici, fisioterapisti, psicologi e gli uomini dello scouting, devono andare tutti nella stessa direzione. Dobbiamo anche metterci dentro, se vogliamo, anche l'ambito delle famiglie, che ovviamente stanno a stretto contatto con noi e con ogni singolo bambino o ragazzo. Nel nostro staff tecnico, da questa stagione in particolare, abbiamo suddiviso per ottimizzare ancora di più quella che è la programmazione in tre aree specifiche. Stasera ne vedremo una in particolare, che è quella di mia competenza, quindi l'area tecnica. Abbiamo inoltre due coordinatori sull'attività di base dell'area motoria e un coordinatore per l'area portieri che aiutano comunque e dettano le linee guida per quelli che sono i programmi da sviluppare durante il corso della stagione, e avere una pianificazione che è sempre in continua evoluzione. Questo ci tengo a sottolinearlo, perché sono sempre più convinto che quello che abbiamo fatto ieri ormai tante volte non va più bene, non sempre, ma è opportuno ricordarci di questo. Quindi il nostro è un ruolo fondamentale dal punto di vista della formazione. Stiamo parlando di bambini, di ragazzini, di ragazzi. Io mi occupo dall'under 13 all'under 7 della mia società, e ovviamente è una delle fasi più delicate sotto questo punto di vista. Quindi dobbiamo riuscire a proporre un metodo di allenamento moderno adeguato a quelle che sono le capacità di ogni singolo individuo.
Quindi non, ripeto e ci tengo a sottolinearlo, non per la squadra ma per ogni ragazzo. Ok, prendendo spunto quindi da quella che è la programmazione proposta dalla FIGC, che suddivide tutti i fondamentali tecnici di base, tattici individuali e tattici collettivi. Quindi partendo da quelle che sono appunto queste linee guida, noi per il nostro intento, per il nostro contesto, per la nostra situazione, cerchiamo poi di sviluppare tutto quello che è, partendo appunto da quella che per noi è la tecnica di base. Ok, per semplicità, come leggete qua, noi suddividiamo i fondamentali in dominio, conduzione, ricezione, calciare, colpo di testa, rimessa laterale e la tecnica del portiere. Ok, dove nel dominio, adesso andiamo a vedere, abbiamo la ball mastery, quindi tutte quelle gestualità di sensibilità con la palla, il dominio verticale, quindi palleggi, gli stop aerei, cambi di direzione, cambi di senso, le finte e i dribbling per superare l'avversario, perché riteniamo questa che sia una capacità di base, tecnica di base per poter superare l'avversario. Tutte le tecniche di conduzione, di ricezione, il calciare che prevede quindi la trasmissione, il passaggio o il tiro in porta, colpo di testa e rimessa laterale. Cosa ci serve? Cosa dobbiamo andare a mirare noi nel gesto tecnico? E questo è una cosa che è importante per noi allenatori, ok? O formatori, istruttori, chiamateli fondamentalmente come volete. Riuscire ad analizzare il gesto tecnico in quanto tale, perché torna utile non tanto ai ragazzi, ma a noi allenatori su quella che sarà poi la nostra programmazione. Quindi ogni gesto andrebbe prima di tutto analizzato, va preso in considerazione, fatto a mente locale di come si andrà a sviluppare e quindi cercare di prendere spunto su quelli che sono appunto le parti, quindi scomporre questo gesto. Ok, andare ad analizzare per esempio la rincorsa, il piede d'appoggio, il calcio, l'arto superiore, l'arto inferiore, come si muovono, per poi arrivare a prendere quelli che noi abbiamo definito dei punti di riferimento, quindi che sono possono essere il piede, l'arto portante, il piede, l'arto calciante, l'utilizzo degli arti superiori, quindi come vanno tenute le braccia, come si muovono, come vanno tenute le spalle, i gomiti, il tronco, la testa. Non tanto perché dobbiamo scomporre il gesto ai ragazzi, cioè non sono molto dell'idea, non siamo molto dell'idea che il gesto vada costruito attraverso una scomposizione, sono chiaro in questo. Questa scomposizione, questi punti di riferimento servono a noi per osservare come i nostri ragazzi stanno eseguendo quel gesto, perché una delle cose primarie che deve avere un allenatore è la capacità di osservazione, okay, di analisi e soprattutto da cui prendere spunto per la successiva correzione, che purtroppo ultimamente viene un po' spesso tralasciata. Quindi partendo, come ho detto, dal dominio, lo suddividiamo in ball mastery, dominio verticale, tutto quanto, l'abbiamo già visto prima. Quindi tutti quelli che sono gli esercizi di sensibilità, di tamburo, le rullate sulla colla e tutto quanto, che si possono eseguire da fermo, in avanzamento, in arretramento, a tutte le gestualità di palleggio e stop aerei su una palla verticale, a il dominio attraverso i cambi di direzione e i cambi di senso, e le finte e dribbling, e qua quando sono stato al Milan sicuramente avrete conosciuto, magari è stato anche il vostro ospite Andrea Biffi, abbiamo preso spunto da lui su quella che è l'associare il nome di un giocatore, cioè quindi fare questa una metafora, anche questa immagine metaforica del ragazzo per andare a ritrovare tutte quelle che sono le finte che possiamo ripresentare all'interno delle nostre situazioni, che possono essere anche delle finte sulla ricezione, perché non solo in conduzione si sviluppano, e anche delle finte di gamba tra prochiudo e la finta di calcio. La conduzione che suddividiamo in funzione della superficie, della direzione, della velocità con la quale andiamo a svilupparla, la ricezione anche qua attraverso superficie,
faccio una carrellata di queste cose perché sicuramente non voglio annoiare con questo, ma arrivare al dunque, perché ognuno di noi, ognuno di voi, questa parte la conoscerà sicuramente meglio ed è giusto che faccia una propria classificazione. Questa è una nostra, in funzione anche di quello che ci viene a dire la federazione. La direzione di orientamento, dove vado a ricevere l'intensità, se lo faccio vicino al corpo o per guadagnare spazio. Il tiro in porta, quindi, o il passaggio, come abbiamo visto prima, dove il passaggio, la trasmissione palla, è la vera espressione del gioco collettivo. Adesso sempre di più è diventato, credo, uno dei gesti più importanti, anche da quando si è sviluppato tutta l'idea del calcio spagnolo, fatto di rondos, fatto di possesso palla, ovviamente assume un'importanza completamente diversa rispetto a quella che aveva magari 20 anni fa, dove erano altre le priorità del gioco. Anche qua la classificazione che facciamo noi attraverso la superficie, l'esecuzione, la traiettoria e la tipologia. Tengo a specificare anche questa cosa, anche questa analisi che sto presentando ovviamente serve all'interno di una società, la nostra società, per aiutare anche i tecnici a programmare, a capire anche con quante tipologie di questo gesto tecnico si possono presentare e poter variare il più possibile anche la proposta che vado a fare sui ragazzi. Il tiro in porta, faccio sempre questo esempio, se prendi un bambino, lo metti all'interno di un campo da calcio, la prima cosa che fa, calcia in porta. Quindi l'obiettivo del gioco del calcio è fare gol, quindi il tiro in porta non dobbiamo mai dimenticarlo, anzi sarebbe forse il primo fondamentale che andrebbe allenato, anche perché veramente i ragazzi trovano, i bambini anche stessi trovano all'interno del tiro in porta il massimo divertimento, doversi affrontare anche col portiere, meglio o senza portiere, per quella che dopo ovviamente è un'esultanza, cioè l'obiettivo, ha raggiunto il proprio obiettivo. Quindi è importante che quando possibile, ma il più possibile, alla fine di ogni esercitazione, ogni esercizio, ogni situazione, ogni partita, possa concludersi col tiro in porta, anche perché avremo benefici proprio dal punto di vista tecnico. Anche qua la classificazione, il colpo di testa, stessa identica cosa, con la superficie di fronte superiore, la parietale, con i piedi da terra, staccando in tuffo, tutto quanto, la tipologia di rimessa laterale che andiamo a fare. Passiamo ora, secondo me, a quella che è la parte diciamo di analisi, cioè, anzi l'analisi l'abbiamo fatta adesso, di più inerente a quella che è la programmazione, cioè come noi andiamo a utilizzare queste attività, come andiamo a programmarle all'interno delle sedute d'allenamento. Okay? La nostra seduta si basa principalmente su tre pilastri che abbiamo definito, no? Il dominio, il duello e la collaborazione, che sono, diciamo, i pilastri che a nostro modo di vedere costituiscono il gioco del calcio, quindi il rapporto che il ragazzo deve avere con la palla, il rapporto che ogni ragazzo deve avere con l'avversario, essendo il calcio fino a per ora in teoria uno sport di contatto, e il rapporto che deve avere all'interno del campo con un altro compagno o gli altri compagni. Quindi partendo da questa suddivisione dobbiamo decidere anche come andare ad utilizzare la tecnica all'interno delle fasi dell'allenamento. Ok? La programmazione parte da lì. Noi come suddividiamo la nostra seduta d'allenamento? Cioè nei piccoli vedete che c'è una parte, ci sono delle fasi che non hanno una ciclicità. Cioè voi vedete adesso un cerchio dove parte dal gioco, va alla tecnica, c'è la situazione, la partita. Non siamo così rigidi in questo, perché poi esistono varie metodologie, varie linee di pensiero che ti portano alla piramide che ti dice parti dal semplice, arriva al complesso, a quelli che ti dicono parti dalle mini partite per andare alla tecnica e poi ritornare in situazione, a chi utilizza una metodologia random e quant'altro. Da parte nostra l'idea è quella che prima di tutto la cosa che più importa è l'obiettivo che io voglio raggiungere, e in base all'obiettivo che voglio raggiungere e ad altri parametri che vedremo poi anche nell'ambito tecnico, posso giostrarmi tranquillamente queste fasi nella maniera più opportuna in funzione di quello che io voglio andare a raggiungere. Quindi posso partire dalla tecnica, portarla poi all'interno di un gioco,
analizzarla in una situazione semplice o in quanto tale e concludere con la partita. Cosa cambia tra i piccoli amici, i primi calci e i pulcini esordienti? Che tra le varie categorie viene meno magari l'aspetto del gioco visto come gioco motorio, dove la ludicità non deve mai mancare, e si passa di più a un aspetto magari legato alle capacità coordinative che cerchiamo di sviluppare sempre di più attraverso anche delle proposte anche qua di gioco. Un altro mezzo che noi utilizziamo importante secondo noi, che va oltre a quello che è l'aspetto della seduta d'allenamento in sé, perché chi è fortunato, qualche società, qualche squadra durante l'arco della settimana riesce ad allenarsi addirittura 4 volte, conosco delle realtà. Noi tendenzialmente ci alleniamo dalle 2 alle 3 volte settimanali con allenamenti di 2 ore, quindi le 2 ore d'allenamento 3 volte alla settimana, reputo che tante volte siamo addirittura fortunati, perché 6 ore d'allenamento settimanali è un monte soddisfacente. In più però noi cosa cerchiamo di fare con i nostri ragazzi? Principalmente per una questione di anche educazione sportiva, non lo nego. Il fatto di affidare loro dei piccoli, noi li abbiamo definiti dei compiti a casa, che non sono nient'altro che delle attività facoltative, e ci tengo a sottolineare facoltative, dove noi non obblighiamo nessuno, dove andiamo a proporre praticamente alcuni esercizi. Qua in prima riga ovviamente degli esercizi di tecnica individuale che possono essere fatti in forma specifica per ogni singolo ragazzo, oppure qua troviamo anche degli esercizi dei giochi motori coordinativi o posturali qualora i nostri ragazzi presentassero degli scompensi o delle difficoltà anche a livello motorio coordinativo. Però concentrandoci su quello che è l'aspetto tecnico, come andiamo a sviluppare noi questi tra virgolette compiti a casa? Nel preallenamento o nei primi minuti dell'allenamento noi cerchiamo di dimostrare loro quelle che sono le attività che vorremmo proporli, ok? E ci sono, non vi nego che in questo periodo di blocco delle attività noi è tornato utilissimo, perché sono esercizi che poi loro dovranno durante l'arco della settimana, se vogliono, sviluppare a casa. Quindi ci siamo ritrovati noi da marzo ad oggi ancora, tuttora, nonostante adesso giocano magari più fuori, a dover svolgere attività in spazi ridottissimi, nella propria cameretta, nel salotto, nel garage, in altri spazi molto limitati. E noi ci siamo trovati in vantaggio, perché questa cosa la facciamo già durante il corso della stagione, ormai da l'anno scorso in via sperimentale, quest'anno in via ufficiale, dove ogni settimana o ogni 2 settimane andiamo a proporre ai ragazzi alcune attività alternando tra tecnica o coordinativo, che vi dico, se siamo bravi, se siete bravi a motivarli, a metterli in competizione, sana competizione, a sfidare se stessi anche alla crescita, vi dico che abbiamo raggiunto l'obiettivo principale, cioè il fatto educativo, cioè l'aspetto educativo, il fatto di volersi sempre migliorare, il voler migliorare se stessi, nonostante non per forza ci dovrà essere in futuro una spinta da parte di un adulto. Noi adesso gli stiamo dando alcuni strumenti che loro facoltativamente possono utilizzare per la loro crescita, ok? Quindi quello che noi dobbiamo raggiungere, cioè l'obiettivo che abbiamo visto all'inizio, creare dei giocatori d'elite. Un giocatore d'elite ad oggi in Serie A si distingue per la frequenza con la quale si allena, non solo in campo ma anche fuori. L'esempio lampante agli occhi di tutti è la carriera che ha avuto Cristiano Ronaldo, un professionista a 360 gradi che fa dell'allenamento, della cura, dell'alimentazione il suo cavallo di battaglia, che ha saputo migliorare tantissimo quelli che erano i suoi aspetti positivi e colmare quelle che erano le sue lacune, facendo del suo fisico il suo punto di forza. E noi dobbiamo creare ragazzi che arrivino a questo, che nel corso degli anni possano sfidare i loro limiti, ok, anche nei momenti lontani da quello che è l'allenamento, perché poi la differenza, arrivati nell'elite, la fa proprio il minimo dettaglio. Quindi questo è il nostro obiettivo principale.
come vado però a scegliere i mezzi di allenamento? Quindi per quanto riguarda la tecnica, noi abbiamo queste tre diverse tipologie che sono durante l'allenamento il gioco tecnico, cioè dei veri e propri giochi, anche presi dalla tradizione, dove attraverso la modifica delle regole utilizziamo l'attrezzo palla per andare a condurre, a passare, a calciare e tutte quante sono le attività che richiamano i fondamentali tecnici di base. La tecnica analitica, apro una parentesi che anche recentemente mi confrontavo con anche altri ragazzi, probabilmente non si sta più sviluppando la tecnica analitica come 20 anni fa, muro, nonostante stiano ritornando le paretine, o analitico, nonostante in questo lockdown abbiamo i nostri ragazzi attraverso le challenge sono diventati dei maestri del palleggio, cosa che noi magari facevamo in passato, e passando poi a quella che è la tecnica applicata, dove per noi applicato è tutto quel contesto, non per forza in presenza dell'avversario, ma anche dove ci sia comunque, l'ho messo qua nell'icona, una capacità, un'analisi, una capacità cognitiva. Quindi possono essere delle sequenze fatte in figura, dove ci sia un minimo di cognitività maggiore rispetto alla tecnica analitica pura, o all'interno di situazioni semplici, quali l'uno contro uno e due contro uno magari. Quindi nel gioco tecnico non manca sicuramente l'aspetto ludico, richiamiamo giochi di strada, la tradizione, l'adattamento al gioco. Nella tecnica analitica andiamo a rivedere più nello specifico quello che abbiamo detto prima, cioè mi permette di analizzare meglio e più attentamente anche tutti quelli che sono i punti di riferimento attraverso degli esercizi coppia terne o dei circuiti tecnici. La tecnica applicata, qualora mi portasse ad analizzare il gesto in presenza dell'avversario, quindi dove vado all'applicazione in una figura o attraverso il contrasto anche di un avversario o più avversari, anche dei rondos, per esempio, di tutti i fondamentali tecnici che abbiamo visto. E qua è il punto più importante, secondo me, perché la tecnica, qual è la miglior tecnica per insegnare la tecnica, quasi mi viene da dire. Allora, abbiamo fatto in questo periodo principalmente, e sono molto curioso di rivederla poi applicata anche sul campo, perché sicuramente il primo spunto di sinistra l'abbiamo preso anche dalla classificazione che ha fatto Viscidi in alcuni dei suoi webinar, cioè la distinzione tra quella che è la tecnica semplice e la tecnica complessa. In più ci abbiamo aggiunto anche altri due parametri che già prendevamo in considerazione, cioè la conoscenza e l'esperienza che ogni bambino, ogni ragazzo ha in funzione del gesto tecnico, e quanto questo gesto tecnico si può ripetere in questo contesto. Cioè è importante che per migliorare a livello tecnico il gesto vada ripetuto più e più volte. Quindi la scelta del mezzo dipenderà da questi tre fattori. E nello specifico, se il gesto tecnico è semplice, potrò in maniera molto più semplice, tra virgolette, utilizzare un metodo situazionale attraverso le situazioni, attraverso dei possessi di posizione, attraverso le mini partite, small side game, dove comunque il ragazzo riesce a giocare, dove non c'è necessità magari di applicare un contesto analitico, dove comunque riesce a curare e a modulare il suo gesto. Se la tecnica è complessa, è più opportuno portarlo in un contesto che noi prima abbiamo definito analitico, qua viene definito gestuale globale, quindi non situazionale, perché se facciamo per esempio, parlando del colpo di testa, okay? Il colpo di testa è un gesto che inizia a svilupparsi tra i più grandi celli all'interno dell'attività di base e molto di più nell'attività agonistica. Se io parto da zero e pretendo che il mio ragazzo sappia colpire di testa in maniera perfetta, diventa difficile, quindi prima forse è più opportuno che vada analizzato attraverso un gestuale globale, che mi permettono di avere appunto un vantaggio di ripetizione in poco tempo, senza la presenza di avversari che mi condizionano non solo nell'esecuzione ma anche emotivamente. Lo stesso lo posso pensare per esempio sul tiro in porta.
scusate, sul tiro in acrobazia. Le acrobazie sono dei gesti altamente complicati perché richiedono una coordinazione motoria importante, la capacità di staccare, la capacità di coordinarsi, di valutare la traiettoria e la palla, cosa che invece altri gesti tipo la conduzione o il passaggio non consentono. La conoscenza e l'esperienza, cosa significa? Ho detto prima, a seconda dell'età anagrafica, l'età biologica e l'età di pratica anche di calcio, perché un bambino di 10 anni che ha iniziato a 5 ha 5 anni di pratica, 5 anni di conoscenza, 5 anni di esperienza. Un bambino che ha 10 anni ma è solo un anno che ha iniziato a giocare a calcio ha una conoscenza, un'esperienza relativamente comunque minore rispetto all'altro bambino. Quindi la scelta del mio mezzo, oltre alla classificazione che abbiamo visto prima, deve essere dettata anche da quanto uno conosce. Cioè, riprendiamo quello che abbiamo detto prima, per il bambino che gioca da 5 anni il colpo di testa potrebbe essere semplice, per il bambino che gioca da un anno il colpo di testa potrebbe essere difficile. Quante volte hanno provato, quante volte hanno sperimentato, quante sfaccettature hanno visto di questa abilità? Dipende. Quindi conoscenza ed esperienza significa questo, che può essere l'età anagrafica, perché allo stesso modo un ragazzo di 16 anni sicuramente avrà più esperienza di un ragazzo che gioca a calcio da solo 2, ok, di 10 anni, e viceversa anche quante volte appunto hanno provato. E il terzo criterio è la ripetitività del gesto, che va di pari passo a quello che abbiamo detto prima, ok? Abbiamo detto che la tecnica si allena e migliora solo attraverso la ripetizione del gesto. Ripetere il gesto significa migliorare il gesto stesso e migliorare anche la capacità o le capacità coordinative adesso annesse. Ok? Quindi, adesso qua abbiamo tre fondamentali in immagine. Uno che sta tirando a sinistra, immobile, sempre immobile, che sta conducendo palla, e Milinkovic che sta colpendo di testa. Se io guardo questi tre e immagino all'interno di una partita, all'interno di una situazione, all'interno di un'esercitazione, quale riesco a ripetere di più, se mi faccio questa domanda, è la domanda che mi sono fatto, qual è questi tre gesti quello che viene ripetuto di più? Sicuramente la guida palla, la conduzione. Cioè, se io metto un ragazzo all'interno di una situazione di gioco, modifico qualche piccola regola, in automatico riesco ad andare ad allenare molto più facilmente in situazione di gioco la conduzione palla. Il tiro in porta. Tiro in porta, se io faccio una partita, anche a numeri ridotti, probabilmente se mi calcia tanto, faccio un 4 contro 4, un 5 contro 5 col tiro in porta, ovviamente magari uno mi tira in porta tre volte, l'altro una volta, l'altro due volte. Capite che però all'interno di un'esercitazione non ha avuto questa frequenza importante per poter allenare questo gesto. Quindi la scelta del mezzo, forse in questo caso sul tiro in porta, è più opportuno metterlo in un contesto sempre più semplificato, quindi il giocatore con la palla è il portiere, in progressione il giocatore con la palla è un avversario e via discorrendo, a seconda anche, come abbiamo visto prima, della conoscenza e dell'esperienza. Lo stesso vale per il colpo di testa. Cioè, quando io, per andare a scegliere quale mezzo utilizzare, devo tenere in considerazione anche quante volte riesco a ripeterlo all'interno di un'esercitazione o dell'esercitazione che sto andando a scegliere. Questa è un'analisi molto interessante che è emersa proprio su questa rivista che vedete qua in basso. Hanno fatto una ricerca scientifica proprio sul tiro in porta, ok? Coordination changes associated with practice of soccer kick, cioè i cambiamenti della coordinazione del gesto associati alla pratica del tiro in porta. Nel primo grafico in alto vedete in blu il movimento che compiva l'arto del soggetto prima della pratica, cioè quindi un movimento molto schematico, molto grezzo, molto rigido, ok?
e in rosso invece il movimento dopo, mi sembra, 6 o 10 settimane di pratica, adesso non mi ricordo cosa citava questo articolo. Quindi vedete, cioè si può vedere come ci sia una fluidità maggiore, okay, all'interno di questo, e lo stesso anche la differenza che si può avere tra un soggetto novice subject, quindi un novello, e un esperto. Quindi cosa sta a significare questa cosa? Sta a significare che più pratico, più miglioro, sia dal punto di vista esecutivo, ma soprattutto anche dal punto di vista della coordinazione annessa al gesto tecnico. Quindi io, andando a allenare un gesto tecnico, vado a creare nel mio cervello dei circuiti, dei pattern, dei percorsi motori. Ok? Immaginate questo percorso rosso fatto 50 volte. Ok? Questo tiro in porta fatto 50 volte, il percorso diventerà sempre più fluido, sempre più coordinato. Ok? È chiaro che se alleno sempre quella stessa situazione, andrò a allenare sempre quel gesto. Ok? Vado a migliorare questo, vado a migliorare la sua esecuzione, vado a fissare questa esecuzione nel mio subconscio, perché quello che noi definiamo, qualche anno fa si definiva il giocatore pensante, adesso è diventato, in tanti webinar seguiti, il giocatore scegliente. Cioè, per assurdo, il giocatore di adesso non deve più pensare. Non deve più pensare, quindi la ripetizione mi permette di automatizzare il gesto, e più ripeto e più diventa fluido e più soluzioni gli propongo e più sarà facile, che va a fissarsi nel subconscio, quindi in quella parte inconscia, anche inconscio, subconscio della memoria, come quando noi abbiamo imparato ad andare in bicicletta, che dopo anni continua a ripetere. È chiaro che meno pratico e meno rimarrà all'interno. Però sarà tutto automatizzato. Quindi aumenta, come ho detto, la coordinazione, aumenta la conoscenza del gesto e aumenta l'economicità, cioè più è fluido, meno dispendio anche energetico nel farlo e meno pensiero mi occupa la testa per poter scegliere. Quindi arriviamo a un dunque. Se ripeto un solo pattern, come ho detto, un solo esercizio, vado a migliorare solo quello. Quindi se io devo allenare il tiro in porta e voglio migliorare il tiro in porta del mio giocatore, la soluzione è ripeto tante volte, ma se ripeto sempre quello, miglioro solo quello. Quindi devo creare più contesti di gioco, più esercizi, più esercitazioni possibili per allenare il tiro in porta, di modo che il mio ragazzo, il mio giocatore, si troverà nelle condizioni di poter ripetere e acquisire tutto quanto abbiamo visto qua, quindi coordinazione, conoscenza, economicità del gesto e diventare, per far sì che diventi più bravo e più preciso anche a livello tecnico. Quindi a cosa dobbiamo arrivare? L'obiettivo è crearne di più di questi pattern motori, ok? E cercare di ripetere, come ha detto qualcuno recentemente, questa frase curiosa, ripetere senza ripetere, cioè la ripetizione del gesto, ma senza per forza dover ripetere sempre lo stesso gesto. Non è che ti metto a calciare in porta sempre in questo modo. È chiaro che se ti metto a calciare le punizioni 50 volte al giorno miglioro quel tipo di punizione, ma non solo da quella posizione. Vario la distanza, vario la lontananza, anche l'ampiezza rispetto alla porta, vario posizione centrale, vario a destra, vario a sinistra. Cioè, devo creare un contesto variabile all'interno del quale il mio giocatore può ripetere questo gesto. Quindi, ritornando a noi, abbiamo fatto tutta l'analisi, siamo partiti da quella che per noi allenatori è opportuno e serve come scomposizione del gesto tecnico. Quindi, in maniera proprio pratica e didattica, partire da quella che è la definizione, per esempio, di tiro in porta del calciare, la valutazione e l'analisi, e quindi riportarlo all'interno di un esercizio tecnico, magari gestuale, globale, analitico, oppure contesto di gioco. Non vado ad analizzare il gesto tecnico, vado ad analizzare il gioco al ritorno, proponendo un compito specifico, quindi semplificando anche la situazione,
e poi vado ad analizzare l'esercizio? Quale di queste due è la soluzione migliore? Definizione, valutazione ed esercizio, oppure contesto di gioco, parto dal globale e scendo nel semplice? Dipende, l'abbiamo visto prima, dipende da questo. Dipende da quanto è semplice o complesso un gesto, dipende da quanto un ragazzo lo conosce ed è esperto, dipende da quanto questo gesto si possa ripetere all'interno di un'esercitazione. Il tiro in porta necessita magari di una situazione semplice, la conduzione, anche se la metto all'interno di una partita, è facilmente allenabile. Ringrazio. Perfetto, grazie mille Stefano, è stato molto molto interessante e mi riconferma quel discorso che dicevo all'inizio di preparazione. Non è da tutti, anche nel professionismo, avere tra virgolette le idee chiare, specialmente nei settori giovanili, dove ancora c'è tanto a livello italiano da migliorare. Mi sono arrivati già dei messaggi di alcuni allenatori dove sono piaciute molto le slide e quindi partiamo adesso con le domande dal pubblico. Andrea Bagni, sul bambino che arriva da voi, per quanto tempo ci lavorate? Dato che ha lavorato all'Atalanta, sul gesto tecnico cercate la perfezione, come diceva Mino Favini? Parto dalla seconda, perché noi dobbiamo ambire alla perfezione. Quello che dico ai miei tecnici è che dobbiamo cercare di raggiungere quello che è quasi impossibile. Non dobbiamo porci dei limiti, perché poi i ragazzi che ci troviamo di fronte a qualsiasi età, a qualsiasi livello, sono delle spugne. Ok? Quindi noi se vogliamo portare poi i ragazzi a vestire o a raggiungere quello che è il loro sogno di diventare dei calciatori professionisti, ovviamente dobbiamo cercare di raggiungere la perfezione, che la perfezione ovviamente non è fattibile, cioè è difficilmente realizzabile, però noi non dobbiamo limitarci a fare abbastanza. Nella nostra programmazione l'abbastanza non può esistere. Quindi è importante che loro continuino sotto tanti punti di vista con l'osservazione, l'analisi, la continuo miglioramento di ogni proposta, confrontarsi, ricevere dei feedback dai ragazzi, confrontarsi tra di loro per migliorare sempre anche quelle che sono le proposte successive. Il bambino che arriva da noi, per quanto tempo ci lavoriamo? Speriamo il più possibile, perché se viene da noi, innanzitutto credo che la selezione sia la parte più importante del nostro lavoro, perché ritornando a quello che per noi è il nostro obiettivo primario, senza ragazzi di qualità non riesci poi a sviluppare tutta quella qualità necessaria per portarli a raggiungere la maglia della prima squadra. Quindi questo è necessario. Infatti in un settore giovanile professionistico la maggior parte del lavoro sta in prima parte nella selezione. La selezione attraverso alcuni parametri fondamentali, il parametro tecnico sicuramente è fondamentale, che ci dà l'opportunità poi di lavorare a livello tecnico. Poi non può essere, non deve essere e non è l'unico parametro su cui noi dobbiamo dare attenzione. E poi speriamo di lavorarci il più possibile. Vuol dire che abbiamo raggiunto dei livelli importanti e abbiamo azzeccato una scelta, e questa è una cosa importante da questo punto di vista, e stiamo cercando di portare il nostro ragazzo a raggiungere quello che è il nostro obiettivo. Poi se abbiamo sbagliato ci sediamo, valutiamo, gli diamo il giusto tempo, poi purtroppo vanno fatte anche delle scelte. Perfetto. Allora, ecco qua. Allora, Vincenzo Cimarussi, buonasera, secondo lei inserire esercizi di altri sport può aiutare la crescita complessiva dell'atleta nell'attività di base? Allora, è una domanda particolare, molto molto interessante, perché sicuramente
può dare dei benefici. Ha dato una definizione giusta nell'atleta, non tanto magari nell'aspetto calcistico in sé, ma in quelle che sono tutte le abilità che un giocatore, quindi un atleta, così definito tale, dovrebbe avere. È chiaro che vanno tenuti in considerazione tanti aspetti. Il primo di tutti è il tempo che ho a disposizione, perché se ho 3 ore settimanali di allenamento, a volte mi viene difficile. È chiaro che, per esempio, nell'allenamento delle capacità coordinative, per esempio, potrebbe essere molto interessante proporre anche attività vicine o inerenti ad altri sport, questo sicuramente. Se ritorniamo io faccio l'esempio sempre di quando ero piccolo, quindi 20-25 anni fa, era più il tempo che passavamo intorno e oltre al calcio praticavi anche altre attività sportive, cosa che adesso invece l'unica altra attività sportiva è stare seduti sul divano o su una sedia davanti a una console o al telefono. È chiaro che più riusciamo a fargli fare sport e meglio è. Ritorna anche, si ricollega a quello che vi ho detto prima: se noi educhiamo i nostri ragazzi a praticare oltre quello che è l'orario d'allenamento, con qualsiasi altra cosa, è importante, perché stiamo creando degli sportivi ed è una cosa fondamentale da questo punto di vista. Perfetto. Allora, sa che arriva, ecco, la domanda di Gianfranco Rametta, che era l'allenatore che ti faceva prima i complimenti, Stefano. Allora, la scomposizione del gesto, ovvero la biomeccanica, la dimostrate sempre o solo quando fate la correzione? Dipende da... allora, facciamo un passo indietro. Come ho detto, la scomposizione deve rimanere al tecnico, ok? Non è così funzionale, per esempio, allenare, che ne so, il tiro in porta facendogli fare solo la rincorsa senza palla, poi fare la rincorsa e calciare senza palla, poi fare la rincorsa da fermo. Così non è così schematica e eccessiva. È chiaro che il tecnico deve avere in testa come si sviluppa e dovrebbe conoscere anche l'esecuzione in sé, quindi tante volte dimostrare potrebbe essere la soluzione migliore. Attraverso varie tecniche anche di allenamento e di insegnamento possiamo decidere di far vedere, ok, il gesto, far provare anche attraverso dei contatti che si possono avere prima, far sperimentare e dopo correggere, oppure, come molte metodologie consigliano, lasciare alla libera scoperta, facendo sperimentare varie soluzioni e poi interagendo direttamente con i ragazzi per capire quale di queste sia la migliore, fondamentalmente. Anche qua dipende da quanto tempo ho a disposizione, quanto voglio incidere sul ragazzo, perché un metodo più induttivo, portato alla libertà dei ragazzi, alla sperimentazione, alla prova, all'errore, richiede più tempo, ma gli dà sicuramente molti più vantaggi. Un metodo più deduttivo, molto più schematico, molto più legato, anche riferito alla domanda, anche alla biomeccanica, alla correzione, sicuramente ha un'incisività maggiore. È chiaro che nella correzione, questo ci tengo a sottolinearlo, devo essere specifico. La correzione è una parte fondamentale dell'allenamento. Quindi in quel caso una metodologia più diretta, una sperimentazione, una prova, un contatto, un'osservazione aiuta il ragazzo a percepire ciò che ha sbagliato. Quindi la correzione non può essere solo hai sbagliato a fare questo, lo sanno che hanno sbagliato. La correzione deve essere specifica ed è per questo che noi facciamo un'analisi, una scomposizione del gesto, per aiutare, perché un allenatore deve essere bravo ad aiutare i propri ragazzi a capire quale parte del gesto hanno sbagliato, perché magari mettono il piede d'appoggio 1 metro lontano dalla palla, oppure perché non lasciano andare l'arto quando stanno calciando, oppure perché sono scoordinati a livello di segmenti corporei. A seconda anche di quanto voglio incidere, c'è sempre questa distinzione, ma la correzione sicuramente richiede anche una visione più legata alla biomeccanica tante volte. Spero di aver risposto.
Allora, vediamo la prossima domanda. Fabio Putrone, le capacità coordinative le sviluppate sempre con palla e dunque in maniera specifica associata al gesto tecnico o lavorate pure senza palla? No, anche senza palla. La nostra area motoria, come l'ho definita all'inizio, suddivide per le squadre che hanno tre sedute di allenamento. La prima viene dedicata agli schemi motori di base e agli schemi posturali e alle tecniche di corsa, tecniche e andature di corsa. La seconda andiamo ad analizzare un pochino più quelle che sono le capacità coordinative speciali, anche abbinate a dei gesti tecnici, quindi faccio l'esempio il colpo di testa, magari lo mettiamo con l'equilibrio o con lo schema motorio del saltare, mentre la terza seduta la leghiamo agli aspetti legati alla velocità, alla rapidità, all'agility, alla reazione, quindi in tutti questi contesti legati al gioco. Utilizziamo tutti i mezzi a nostra disposizione, anche dei giochi stessi, anche attività tra virgolette multisportive, delle staffette, delle gare, più o meno inerenti al gesto tecnico. Non c'è una programmazione, non solo specifico, quello sicuro, perché non ci interessa essere troppo precoci, se così possiamo definirlo, in questo. È opportuno che in quella fase, in quei 20, 25, 30 minuti, possano sperimentare anche altro. Utilizziamo anche tanti attrezzi ripresi da una volta. Per esempio, abbiamo fatto una programmazione intera sull'utilizzo della corda, della funicella. I ragazzi si sono divertiti da morire, l'hanno utilizzata tantissimo a casa. C'è chi non sapeva fare un salto con la corda, che fa centinaia di salti, bambini di 8-9 anni che all'inizio sembrava quasi impossibile che imparassero, invece hanno riscontrato anche loro il piacere nella prova, nella sfida con se stessi, nella sfida con gli altri, perché poi il giorno che ritorna all'allenamento, dai, iniziamo a saltare con la corda, e lui non ha provato e rimane sempre a uno, è demotivante, quindi sta a loro anche quella motivazione che dicevo prima, il voler sempre migliorarsi. Perfetto. Allora, buonasera mister, trova giusto correggere i ragazzi durante le partitelle o sarebbe meglio lasciarli giocare? Giampiero Fantonetti. Dipende dallo scopo della partita, cioè se è il giusto momento di sfogo dei ragazzi. Qualcuno dice che sia il miglior mezzo per allenare, ed è vero, perché se riuscissimo ad allenare solo attraverso partite saremmo dei fenomeni. È chiaro che a volte è opportuno correggere, perché se ovviamente sto notando che all'interno della partita ci sono cose altamente scorrette, altamente sbagliate, c'è una situazione che magari è stata analizzata per tanto tempo o a cui è stata data tanta attenzione e continuano a ripetere sempre lo stesso errore, è opportuno anche correggere. Poi anche qua la correzione prevede dei canali importanti, perché si può correggere senza interrompere, si può correggere solo uno tirandolo fuori dal gioco e facendogli vedere, osservare, provare anche quello che è sbagliato, dipende anche dalla tipologia dell'errore che hanno commesso. Si può correggere interrompendo tutti, perché se è un errore globale allora ci fermiamo e correggiamo, e quindi la partita sicuramente per loro deve avere più continuità di tutti gli altri esercizi, però non è detto che deve essere per forza partita libera. Per esempio, non significa che sia partita allo scatafascio, deve essere una partita comunque secondo noi allenante, cioè deve essere utile e funzionale alla loro crescita. Perfetto. Allora, che importanza date all'osservazione? Quale tipo utilizzate e quali strumenti di registrazione? Fate correzioni a posteriori individualizzate? Allora, l'osservazione è una capacità che
anche con i nostri, con tutti i nostri staff, reputiamo fondamentale. Ad oggi ci avvaliamo solo dell'occhio umano, a parte qualche, soprattutto con attività di base, a parte qualche tecnico che di per sé sfrutta quelle che sono le i propri mezzi personali, delle riprese sulle partite, ma non utilizziamo mezzi di registrazione. Importante per un allenatore è riuscire ad essere concentrato e attento a quello che sta succedendo e registrare per assurdo dentro di sé tutto quello che vede per poterlo correggere. Correzioni posteriori individualizzate, sì, potrebbe, come abbiamo visto prima anche nei compiti a casa, i compiti a casa sono, potrebbero essere anche degli esercizi, a volte lo sono, dove queste su delle lacune di alcuni ragazzi andiamo a proporre delle esercitazioni specifiche che loro possano fare a casa o nel preallenamento. Tante volte si arrivano prima dall'inizio della seduta, c'è spazio a disposizione, possono allenarsi, e questo lo facciamo anche con le altre categorie, non solo l'attività di base, anche con le squadre di preagonistica, agonistica. In ogni ragazzo cerchiamo di individuare quelle che sono le sue lacune, che sono, possono essere tecniche, possono essere fisico-atletiche, possono essere coordinative, possono essere anche solo posturali. La maggior parte magari dell'agonistica ha problemi posturali, e visto che si allenano tanto, trovare anche dello spazio poi per la pratica tecnica viene sempre meno, mentre i bambini, allenandosi poco, hanno spazi e tempi disponibili anche per poter svolgere questo. Se vado a prendere un ragazzo dell'under 17 che fa 4 allenamenti settimanali, la partita, dove tante volte si parte il giorno prima, hanno un giorno libero a disposizione, poche ore per studiare, la scuola è fondamentale, non posso andare a proporgli questo, quindi le attività saranno completamente differenti. Quindi correzioni a posteriori individualizzate, se possibile cerchiamo anche di farle. Perfetto. Allora, il ruolo del portiere, come viene allenato e quanta importanza date al suo saper giocare coi piedi? Per esempio, far bene la conduzione, un controllo orientato, saper giocare un filtrante o addirittura andare a duello. Sicuramente il ruolo del portiere... Roberto Checacci, ok. Il ruolo del portiere è importante, è cambiato soprattutto negli ultimi anni. Diciamo che nella nostra visione, prendo spunto anche da quello che ci chiede, perché poi abbiamo una linea definita anche dalla prima squadra, dal preparatore Grigioni, che è storico al nostro interno, prima di tutto il portiere deve saper parare. Dopo devo anche contestualizzare tutti questi gesti che sono stati presentati, soprattutto controllo e trasmissione, in certi casi conduzione seppur relativa, perché gli spostamenti che il portiere può fare all'interno del campo in conduzione palla, se andiamo ad analizzarli in percentuale, sono veramente pochi. E quindi il controllo orientato, i passaggi appoggiati, i passaggi filtranti, i passaggi anche lunghi, quindi il calcio lungo, sono delle capacità che vanno sviluppate. Come? Ovviamente i portieri devono essere inseriti all'interno di contesti di gioco con la squadra, quindi dopo magari una prima parte o una seconda parte o delle parti specifiche in cui fanno con il loro allenatore tra virgolette personale, quindi con il preparatore allenatore dei portieri, vanno messi nel contesto di squadra, sia per un punto di vista emotivo, perché è giusto che sappiano anche collaborare con i compagni, quindi empatia, legami che si possono richiedere, sia per una lettura di tutte le situazioni di gioco, non solo in possesso ma anche in non possesso, perché chiediamo ai portieri di uscire, ma fondamentalmente non fanno mai delle uscite in situazione, quindi gli allenatori difficilmente considerano questo, quindi andrebbero programmate anche delle sedute, delle esercitazioni in cui si tiene conto anche del consiglio che ci dà il nostro preparatore dei portieri. Quindi è importante saper giocare coi piedi, da parte nostra soprattutto coi piccoli non è una cosa primaria, non è il fattore primario che andiamo ad analizzare,
perché soprattutto un ruolo che ha di prospettiva richiede anche una struttura fisica differente rispetto a qualsiasi altro giocatore. Spesso i portieri che ci ritroviamo anche possono essere fisicamente leggermente più precoci degli altri, quindi spesso a livello coordinativo non sono così avanti come gli altri, quindi è difficile anche saper allenare la tecnica. Hanno un vantaggio che hanno un loro allenatore che li segue nello specifico, ma sulla lettura delle situazioni, sull'interpretazione del gioco, sul saper giocare un filtrante, un passante, un appoggiato, una palla aerea o addirittura andare a duello, devono essere portate all'interno di una situazione di gioco. Perfetto. Allora, Giuseppe Condemi, si migliora la biomeccanica del gesto variando l'esercitazione, abbinando movimenti diversi e implementando le difficoltà? Dipende. Come abbiamo visto prima, se io voglio allenare la pulizia del gesto, sicuramente devo farlo il più inerente possibile a quello che è la reale esecuzione. Se io voglio mettergli degli stressor, se così possiamo definirli, sicuramente vado a creargli altri contesti che si possono presentare in partita. Però per esempio se voglio fare un calcio in porta abbinandogli un'apertura opposta del braccio, non è funzionale a quello che è lo sviluppo. Le difficoltà non sempre purtroppo sono funzionali a quella che è la biomeccanica del gesto. Se io devo andare a migliorare sulla biomeccanica, devo specializzare sull'esecuzione corretta. Se metto delle difficoltà, degli stressor, sto creando altri contesti che si potrebbero presentare, ma che non sempre portano alla reale esecuzione funzionale di quello che sto svolgendo. Perfetto. Fabio Plutone, a che età hai iniziato a specializzare il ragazzo per ruolo? Allora, diciamo che la considerazione che facciamo non è tanto sui ruoli, ma sulle attitudini. Quello su cui il nostro responsabile insiste tanto è nel nostro settore giovanile io devo dare più strumenti possibili ai miei ragazzi, ai nostri ragazzi, per far sì che quando arrivino alle porte della prima squadra abbiano più mezzi, più carte da giocarsi. Facciamo sempre questo esempio che un nostro attaccante ha sempre fatto l'attaccante, è uno dei più bravi, è lì per ambire alla prima squadra, però si fa male la seconda punta, il Correa, il Caicedo di turno, questo ha sempre fatto la prima punta e questo non verrà chiamato perché non può giocare lui al posto di Immobile, ce n'è uno e probabilmente verrà chiamato un altro. Quindi noi nel nostro settore giovanile dobbiamo far sperimentare più compiti, più che ruoli possibili, attraverso quelle che sono le attitudini. Quindi uno avrà sicuramente più attitudini difensive o offensive. Nel corso della sua, tra virgolette, carriera svilupperà anche dei fondamentali tecnici. La scelta verrà influenzata dalla sua crescita fisica, fisico-atletica. Io per esempio fino a 14 anni ero piccolino, ero rapido e quindi ho sempre giocato alla destra fondamentalmente, o comunque sulla fascia destra. Da un anno all'altro ho preso 15 centimetri, non avevo più velocità, non avevo più rapidità e automaticamente sono stato spostato. Poi il fatto di dover cambiare sempre anche spesso allenatore, perché nelle nostre squadre magari da un anno all'altro capita di cambiare massimo due, ogni allenatore ha la sua esperienza, vede anche qualcosa di diverso, non abbiamo una unificazione, una parità di sistemi di gioco all'interno del nostro settore giovanile, perché l'obiettivo è quello di valorizzare i valori appunto individuali di ogni singolo ragazzo in funzione dei ragazzi che ci sono. Quindi se ho tre attaccanti cercherò di far giocare tre attaccanti insieme se sono forti e viceversa, quindi non abbiamo un sistema di gioco unico ma viene modificato e questo porterà benefici ai ragazzi nel loro percorso di crescita, perché più a lungo stanno con noi e più avranno modo di sperimentare soluzioni diverse, soluzioni tattiche, tecniche individuali, collettive differenti.
È chiaro che nel calcio agonistico, quando inizia il calcio agonistico, ovviamente qualcosina di più, cioè inizia a definirti più facilmente rispetto magari a quello di base. Perfetto. Ok, allora abbiamo l'ultima domanda. Guarino Parise, che è l'allenatore della nazionale italiana di futsal a calcio a 5, dell'Under 13. Buonasera, reputa che i giochi del calcio a 5 possono essere importanti da inserire nell'attività di base? È importante, alcuni esercizi, alcuni giochi sono utili perché propedeutici e molto allenanti per certi aspetti, dalla tecnica che ti permette di sperimentare anche altri utilizzi, a delle soluzioni anche tattiche individuali, l'interscambio di posizioni, le continue rotazioni sono utili anche tra i più grandi. Quindi sicuramente prendere spunto anche dal calcio a 5 è utile, torna molto utile anche sull'organizzazione dell'attività di base. Cioè, come vediamo adesso, si stanno sviluppando anche tanti giochi, tante esercitazioni di uno contro uno, due contro due, tre contro tre, che uno può beneficiare dell'altro, perché sicuramente, poi magari mi sbaglio, anche il calcio a 5 prenderà qualche ha preso qualche spunto sicuramente anche dal calcio normale e viceversa. Ok, perfetto, siamo alla conclusione. Noi Stefano ti ringraziamo tantissimo, siamo andati oltre l'ora, quindi siamo fuori tempo. Grazie mille. Spero che le domande, tra virgolette, questa sera le ho viste molto dettagliate. Stanno continuando ad arrivare le domande. Noi, perché poi giustamente c'è poi la partita e tutto quanto, e ci risentiremo sicuramente con Stefano più avanti. Speriamo di averlo in un evento che vorremmo fare importante, se ci sarà la possibilità per fine anno. C'è una domanda, magari facciamo un'ultima domanda. C'è una domanda su YouTube che magari Marco è interessante. Magdali. Ciao mister, parlavi prima di visti e quindi degli spazi e dei tempi. Come contestualizzare le fasi dei vostri allenamenti in tal senso? Allora, spazi e tempi, il calcio è un gioco spazio-tempo. Quindi ovviamente anche da questo punto di vista è sempre in continua evoluzione. Spero di rispondere in maniera più coerente possibile a quella che è la domanda, perché la variabilità e la varianza anche che possiamo dare a quella che è la spaziatura di un campo di gioco, di un'esercitazione e dei tempi di gioco sono fondamentali nella crescita. Cioè, quindi noi abbiamo visto stasera come posso andare a definire ed allenare i gesti tecnici, ok? Spero di aver fatto arrivare il messaggio che tutti i metodi sono necessari in funzione di quelli che per noi ad oggi sono i tre parametri principali, cioè la classificazione della tecnica, l'esperienza che uno ha. È chiaro che poi non ci può essere, dal mio punto di vista, e questo è il nostro punto di vista, non si può allenare la tecnica solo in situazione di gioco e viceversa non si può allenare la tecnica solo ed esclusivamente in analitico. Una va rapportata all'altra e quindi, soprattutto per quanto riguarda poi la sua applicazione all'interno del gioco, la contestualizzazione degli spazi e dei tempi è importante. È chiaro che parlare di tempi di gioco in attività di base è difficile, cioè noi dobbiamo ricreare le situazioni migliori, l'ambiente, quello che viene definito l'ambiente ideale, per far sì che i nostri ragazzi arrivino a percepire che il gioco ha dei tempi necessari, dettati dallo spazio che ho a disposizione, sia dello spazio globale, sia dello spazio individuale, cioè quindi la distanza che mi lega a un mio compagno, la distanza che mi lega alla porta, la distanza soprattutto che mi lega all'avversario. È chiaro che la scelta del tempo di esecuzione di un gesto, visto che stasera abbiamo parlato di tecnica,
è strettamente dipendente da quanto io vengo attaccato, da quanto spazio a disposizione e soprattutto, e questo dal calcio estero e viscidi l'ha citato, dagli stranieri dobbiamo imparare a giocare di più sotto pressione. Cioè, quindi lo spazio, devo riuscire a sviluppare questa abilità tecnica in spazi sempre ridotti e con tempi sempre più stretti. Questo è importante. Il contesto di gioco mi permette questo, ma il fatto di poterlo allenare in maniera gestuale globale, in maniera analitica, mi permette di dovermi concentrare meno sull'esecuzione pura del gioco, ma di potermi avere più risorse, più energie per pensare alla scelta, che è quello che dobbiamo, a cui dobbiamo portare i nostri ragazzi. Bene. Perfetto. Tanti complimenti. Veramente mi trovano sui social e se riesco rispondo a più domande possibili, senza problema. Perfetto, sì, no, rimarranno poi tutte le domande sui nostri canali, quindi poi magari le tagghiamo così puoi rispondere a tutte quante. Complimenti veramente, Stefano. Grazie mille dell'invito, perché mi diverto sempre poi a condividere con voi e con tutti quello che ogni giorno si cerca di aggiornare, perché io sono giovane personalmente, quindi al mio posto da altre parti c'è gente che è sicuramente, ritornando al punto di prima, molta più esperienza, e quindi è importante stare tra virgolette al passo coi tempi senza dover innovare per forza, ma anzi tante volte bisogna prendere dal passato e adattare, contestualizzare a quello che è il calcio di oggi e del futuro. Perfetto, allora noi ti salutiamo, grazie mille e buon lavoro per la tua esperienza, continuazione dell'esperienza. Grazie di nuovo, grazie a tutti e buona serata. Grazie a te, ciao alla Stefano, prossima. Grazie. Ciao Stefano, ciao. Bene, anche questa serata è andata e ci rivediamo martedì sera con una serata al femminile e rossonera. Quindi ci sarà Gaia Missaglia e poi degli altri ospiti a sorpresa del Milan. Vi ringraziamo, poi vi ricordiamo sempre che sia sulla pagina che sul gruppo Facebook Il Calcio Dimensione del Ragazzo ci sono sempre delle rubriche interessanti da poter approfondire e, tra virgolette, da avere un dibattito. Salutiamo tutti e grazie, buona serata e buona partita per questa sera. Juve Milan. Sì. Va benissimo. Forza Milan. Te forza Juve. Vabbè, dai. Ciao. Buona serata a tutti. Buona serata. Ciao. Ciao.